Meno di 24 ore all'evento più sentito e partecipato da Orsara di Puglia, ma anche dai tanti che davvero da ogni parte d'Italia si recano in questo straordinario borgo del subappennino Dauno. Fuca Coste, coach Priatore, siamo collegati via Skype con Patrizio De Michele, che è fotografo e curatore dell'Archivio Fuoco. Buongiorno Patrizio, benvenuto. Buongiorno a voi e soprattutto grazie per avermi invitato a dare il mio contributo in merito a questa giornata che è per noi l'evento apicale della nostra collettività. Patrizio, allora dobbiamo fare subito una precisazione, lo diciamo prima che magari qualche telespettatore ci invii dei messaggi. Questo evento di Orsara di Puglia, questa festa, questa tradizione non c'entra assolutamente nulla con la festa pagana di Halloween, è così? Quindi spieghi, No, ecco. no, no. In effetti è così, è da ormai 20 anni che questa festa ha assunto una notorietà che ha superato anche i confini regionali. Cerchiamo di spiegare che non ha assolutamente legami con Halloween, anzi, qui si fa tutt'altro. Noi attraverso i fuochi rendiamo omaggio ai defunti. È una festa che può essere vagamente associata con Halloween soltanto perché vengono utilizzate delle zucche, quindi questo potrebbe creare della confusione. Ma in realtà anche le zucche da noi hanno tutt'altro valore. Le zucche venivano, almeno in passato, intagliate quasi tutti con delle sembianze antropomorfe e venivano poste dinanzi alle case perché dovevano essere delle lanterne che dovevano permettere al defunto di ritrovare la via di casa. Chiaramente anche le zucche hanno subito un'evoluzione, quindi ci sono ragazzi, ma anche persone meno giovani che sanno intagliare e gli danno delle forme più particolari. E da qualche anno a questa parte sono cominciati anche dei laboratori di intaglio delle zucche, proprio perché si vuole trasmettere questa passione per un altro simbolo identificativo di questa festa. Quindi, oltre al fuoco, abbiamo la zucca. Che meraviglia. Molto bene, sì, hai fatto bene a precisarlo, Patrizio. È che molto spesso dimentichiamo che era appunto un rito quello della commemorazione dei defunti che appartiene alle nostre generazioni più antiche, ai nostri avi, che appunto addirittura imbandivano anche le tavole con ogni bene perché appunto in questi giorni si aspettavano gli spiriti degli antenati che potessero tornare nelle proprie case d'origine a trovare un minimo di conforto, perché prima, a differenza di oggi, si abitava tutti quanti nella stessa casa, più generazioni, minimo tre, ma a volte anche quattro, non voglio dire cinque, perché l'età media dei secoli trascorsi era meno alta rispetto a quella di oggi, però ecco, la tradizione orsarese non fa che dare risalto a qualche cosa di preesistente, ecco. Ma assolutamente, ci sono state diverse ipotesi a riguardo dell'inizio di questa ritualità. Alcuni studi fanno riferimento alla parola stessa fuga coste, quindi pescando nell'area greco-bizantina e scomponendo la parola fuga coste. Il professore adesso, Michele Lepore, dà un'interpretazione e dice che dovrebbe significare questo fuoco che è udibile, già che viene utilizzata la ginestra come materiale di combustione primario. Perché viene usata la ginestra? Perché allora, tendenzialmente nell'orizzonte folclorico la distinzione tra spazio dei vivi e spazio dei morti non è così marcata come la possiamo immaginare noi. E questa ginestra bruciando crea dei lapilli che salgono verso il cielo molto velocemente, quindi sembra che si crei questo legame immaginario tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E appunto nella tradizione popolare il mondo dei morti viene collocato nell'atmosfera, insomma in questo spazio che
non è definito in maniera perfetta. È uno spazio che dista un tot da noi, ma che comunque non è così poi tanto, tanto distante. Il parroco che ha appena lasciato la nostra comunità, Don Rocco Malatà, che invece ritiene che per l'origine di Fuocacosta vada invece ricercata nelle confraternite, perché nei secoli passati erano le confraternite a dare insomma una sorta di regola comportamentale per queste feste che comunque avevano a che fare con il mondo religioso. E quindi la parola Fuocacosta significherebbe praticamente un fuoco che è accanto, e tuttora i confratelli portano una torcia accanto a loro per illuminare la strada che percorrono. Mentre Coce Priatori, che cosa significa, Patrizio? E sono proprio queste teste del purgatorio che sono raffigurate da queste zucche che dovrebbero avere delle sembianze antropomorfe. C'è anche l'uso di farle benedire domani, prima che cominci l'accensione dei falò, quindi prima delle 19 c'è una benedizione che riguarda anche le zucche. Tant'è che alcune zucche, per esempio, riportano proprio il segno della croce, che è un evidente legame con la sacralità di questa giornata. Noi la viviamo in maniera molto particolare perché quello di cui disponiamo essenzialmente è una tradizione orale che ci è stata tramandata dai nonni, e abbiamo cercato di mantenere grosso modo inalterato il costume del rito in sé. È chiaro che poi tutto quello che gira attorno sia cambiato, perché ogni manifestazione prevede un'evoluzione. E io credo che se dovessimo ragionare di tradizione in senso stretto, immutabile e inalterabile, io penso si tratti poi più di un qualcosa di morto e non qualcosa di vivo. Sono d'accordo con te, vabbè, è come dire anche inevitabile, appunto, come ci dicevi tu, per cui questo a sottintendere che il programma della festa è ricco ed articolato. Vuoi svelarci qualche evento che vale la pena appuntarsi per non perderselo? Assolutamente sì. Dunque, il primo consiglio che mi permetto di dare che bisogna arrivare in mattinata ad Orsara o al limite nel primo pomeriggio, perché trattandosi di un paese di montagna non dispone di queste enormi aree di parcheggio, quindi si arriva a un livello di saturazione ben presto. E già domani mattina ci saranno appunto questi laboratori delle zucche, ci saranno visite guidate, c'è un trekking urbano e poi naturalmente street food, possibilità di scoprire questo borgo che poi è anche molto bello al di là della festa in sede. È sede di un'abbazia del 1100, di una grotta dedicata all'Arcangelo Michele, insomma, mantiene un centro storico con impianto medievale che è molto bello da scoprire. E poi a partire dal pomeriggio, insomma, si vedrà il fermento, quello che precede l'accensione dei fuochi. Ci sarà una via dedicata alle zucche, quindi laddove si possono scattare delle foto, insomma, per portare a casa pure questo ricordo un po' più vivace. E poi ci sono tanti concerti negli angoli più disparati del paese. Quindi vi invitiamo assolutamente a raggiungerci. Caro Patrizio, ti ho presentato come fotografo e curatore dell'archivio foto. In 30 secondi riesci a spiegarci che cos'è l'archivio e che cosa c'entrano anche tanti videomaker e fotografi che saranno ospitati ad Orsara in questi giorni? Certo, già che ci siamo resi conto che in questi 20 anni sono state accreditate moltissime testate giornalistiche, ma anche televisive, non abbiamo mai avuto un materiale di nostra proprietà da poter gestire e da poter mandare fuori per una sorta di promozione dell'evento.
E abbiamo pensato di chiamare a raccolta appunto creativi a 360 gradi perché vogliamo costruire un archivio che trasmetta alle generazioni future quello che sta succedendo oggi. Ma soprattutto abbiamo pensato che attraverso le immagini si possano incuriosire dei ricercatori affinché vengano fatte delle ricerche vere e proprie di antropologia che ci aiutino a mettere a fuoco quello che realmente accade. Grazie, grazie di cuore Patrizio per averci fatto immergere in questa straordinaria esperienza orsarese. Invitiamo tutti quanti i nostri telespettatori a raggiungervi ad Orsara di Puglia e quindi non ci resta che augurarvi buon lavoro, visto che ormai l'evento incombe. Grazie, grazie Grazie, Patrizio. grazie a voi, grazie davvero e buona giornata. E ti aspettiamo magari il prossimo anno con le foto e video di questo 2023 per poter poi ritornare, anche solo idealmente, portare i nostri amici in giro per Orsara di Puglia, alla quale città, al quale paese io e Toni siamo molto legati, per motivi diversi, però siamo legati a Orsara di Puglia. Un saluto anche allo chef Beppe Zullo, non lo posso citare perché mi sono sposata da lui, quindi come dire, ci sono legata proprio con il cuore. Io vi rinnovo l'invito a raggiungerci, quindi se dovesse farvi piacere possiamo incontrarci, passeggiare, fotografare assieme, mangiare qualcosa assieme. Lo spirito della nostra festa è quella, l'accoglienza. Lo faremo, magari non Grazie. proprio domani, che sei straimpegnato, ma nei prossimi giorni sicuramente sì. Grazie Ciao, davvero, buona grazie, giornata. grazie Patrizio, grazie, E adesso grazie mille. è il momento di fermarci ancora qualche istante per voltare pagina, quindi linea alla regia.